Ok, vi consiglio di togliere la frenata assistita e gli indicatori perché sono veramente inutili. Più che altro la frenata assistita perché vi frena in continuazione, quindi perdete perché lui qui in curva continua a frenare anche se voi non state frenando. Quindi ve lo consiglio vivamente di togliere frenata assistita. È una cosa odiosa. Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Project Cars 3. Abbiamo il motore, ci dice di non voglio la raccolta dati. Allora, sottotitoli va bene, gamepad ok, rapporti per adesso automatico e continuiamo. Welcome rookie. It's time to get you race ready. Enter your details and choose an outfit so we can get you out on the track quickly. Ok. Creazione del personaggio, credo. Ah, salta, proprio sa, così. Allora, sono un uomo, personaggio... non si vede niente. Va bene. Naturalmente è questo. No, oh, aspetta, figo. Mi piace più questo. Non capisco perché... Va bene. Casco. Ah, forse è così. No, è uguale. Vabbè. 7. Va bene. Livrea non è questa. Aspetta, forse ho capito. Allora, in base a quello che scegli, no. Dove sono finite le livree di prima? Ok. Allora voglio la 7. Ah, infatti. Non sono sponsorizzato. Paese d'origine, dov'è l'Italia? Ci siamo o ci hanno anche qui buttati via? Allora, eccola qua. Italia. Perfetto. Continua. Time to pick the handling assist you want. If you're unsure what's best for you, err on the side of caution by selecting either beginner or novice. If you know your traction control from your stability control. No, sono un novizio di questo gioco, quindi non hai esperienza nel mondo delle corse, no, hai un'infarinatura di base, ma con qualche aiutino non guasta. Per i piloti esperti disattiva tutti gli aiuti che non temo qualche difficoltà. Ah, oddio, io metterei esperto, ma dato che dobbiamo provarlo, mettiamo principiante. A new era of motorsports has arrived. Taking what you love about racing to a whole new level. Intense action, thrilling overtakes and exciting incidents are now the norm, not the exception. This racing revolution needs a new breed of driver, and this is where you come in. We need bravery, determination, and willingness to take the risks needed to win. So let's get you out on the track and see what you can do. Comandi. Torna al tracciato, accelera con questo. Brutto che si accelera, ok, con first. Let's make sure you've got the best possible view. Vero, è questo. Che brutto sto comando. Ok, choose your preferred option. Ma questa qui cosa sarebbe? Questa. Ah, questa è all'interno del casco la differenza, avete notato? Allora, questa è in prima persona, ma questa è all'interno del casco, vedete che c'è un po' di schifezza? Ok, volevo un po' più distante, ok, via. Oh, throttle, al massimo sparato, vai. Forse già l'audio un po' alto. Sì, vai. Ma cambia automatico, giusto? Ok, perfetto. Che è successo? Indicatore della guida del tracciato. Finito già? Ho perso. No. Usa questi indicatori per conoscere meglio la pista. Comincia a rallentare. Punta all'apice da qui. Va bene. Punta all'uscita. Ok. Cos'intende con apice? Non ho ben capito. Però va bene. Permesso. Ma c'è un casino qua, c'è una confusione rimane. C'è tipo buttiamo via le macchine così.
sorpasso sporco, io sorpasso sempre sporco. No, questo era il freno a mano, ma il freno qual era? Boh. Non mi ricordo qual era il freno. Permesso, BBB. Ah, il freno forse è questo, ok. Peccato. Dai, fatemi fare le curve bene. Fatemi prendere la traiettoria, beh, c'è troppo casino. Ok, sull'esterna. Perfetto, poi non conosco neanche il tracciato qui. All'interno, bellissimo il sorpasso, via. Curve perfette, I know. Acceleriamo per prendere l'esterno, perfetto, via. Guarda che sorpasso. Via, 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 via. Vai, vai dall'interno, all'interno, vai, 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 vai. Vai via. Non mi serve. Ok, occhio. Vabbè, tieni da Dio sta macchina. Messo, ah, che te la faccio fare lunga. Ah, questa è una curva S, non lo sapessi. Ok. Via. Oh, adesso che non c'è nessuno davanti si può gareggiare molto meglio. Strettina la curva. Come si fa a vedere dietro? Non c'è. Non c'è il tasto per vedere dietro. Sono molto deluso. Continua. Beh, c'erano dubbi. 2.17 contro il giocato, 3 secondi. Una bestia. I vincitori. Beh, naturalmente ho vinto io. Pilota fedele. Cosa vuol dire? Non lo so. Non ce ne frega nulla, andiamo avanti. XP addirittura. Ci sono le experience point. Cosa ci facciamo degli experience point? Quello ci aveva un BMW. No, non è BMW. Pensavo fosse una BMW. Cosa ce ne facciamo delle punti esperienza? Mi modifico la macchina. Meno un po' strano. Mi dovrò sopportare questa musica per tutto il tempo. Non c'è un menu che si può togliere? Per esempio. Ok, benvenuto a Cina. No, in Cina. Vabbè. Yeah. Gara. Your first career race. Let's get it off to a good start. Sì, sì, li faccio... li uccido. Vai. Permesso. Ah, vero che io sono un po' lento adesso, ok. Va bene. Come si fa a guardare dietro così? No, questa è la visuale. Bella la visuale dentro, vediamo un po'. Da dentro però non ci dà l'effetto di quanto freniamo. Facciamo così. Facciamoci una carezza a questo qui. E recuperiamo subito. Vai, vai, vai. È un ammasso di metallo che basta andare addosso alle persone praticamente. Vabbè che è la modalità questa qua principiante. Quindi se è contatto. Abbiamo una macchina che fa schifo. Andiamo in scia, va. Si può togliere la... aspetta. Riprendi, impostazioni. Ok, allora, no, gio comandi. Assegnazione comandi.
Va bene. Cos'è il Kers? Cambia visuale. Beh. Frena a mano, fari. Ah, guarda dietro, RSB. Ah, questo. Va bene. Impostazioni, la musica per favore, volante no, gioco principale, contrasabilità, rapporti guida tracciato, non c'è l'audio, add grafica, va bene, audio, oh, finalmente, no, vabbè anche quello, me lo fai fare tutto, vero? Sapevo io, perfetto. Ah, oh, finalmente. Quindi era questo per guardare indietro. Beh, va come sculetto la macchina. Messo. Vediamo se la scia funziona. Vediamo. C'è la... Ah, sì, può girare la camera. Perfetto. Adesso tu freni, io freno un po' dopo. Cioè più o meno rallento, non che freno. Lunga! Lunga, grazie alla spinta. Veramente lunga. One more lap, mate. Make it count. Sto giocando a drifting. Devo rallentare un po' prima. Quanti giri sono? Posizione 9 di 6. Siamo noni? Giro secondo di secondo? Ma che schifo. Levati. Ok, abbiamo preso la macchina a cacca. È una cacca pupù questa macchina. Vabbè. No, vabbè. Ci siamo. Curve perfette 2 di 7. Vabbè. Questa non è più perfetta. Tempo su giro non valida. Ah, quindi quando tocchi i bordini lui ti dice che non va bene. Vabbè, siamo ottavi. Ci sta, abbiamo iniziato adesso la carriera. Ci sta. Non siamo ancora piloti provetti. Se la prende più veloce di me, c'ha le gomme migliori. Ma non cammina più la mia macchina. A quanto sono? Io ho 86 miglia. Che miglia? Beh, dai. Si può fare. Continua. Beh, continua naturalmente. Non ho vinto, ma ci può stare. Vabbè. Sì. Tutto me lo fa vedere sta cosa. Benvenuto a Cuba. Qua ci sta. Havana Lato. Ok, vedi che ci sono impostazioni. Allora, ABS, metriche. Imperiali, così lui si è pensato, detto imperiale, ha messo a punto. Tuning your car could well give you the edge over the competition. You can either tune it yourself or you. Fammi vedere la cosa. Fammi vedere qua, bilanciato. Cosa vuol dire bilanciato? Deportanza moderata. Vuoi davvero acquistare un nuovo slot asset? Sì. Ma come si fa a modificare? Ah, X.
Iccas, pneumatici, bar, posteriori, sospensioni, convergente anteriore, gli diamo 3-5 gradi e basta. Sì, voglio uscire così. Voglio provare cosa ho combinato. Gara. Ok, fino adesso sta guidando lui, adesso guideremo noi, eh. 3, 2, 1, vai. Adesso siamo noi, eh. Non conosco il tracciato, quindi tra un po'. È una brutta curva. Ok. Perché mi dice di rallentare, ma io non capisco. Devo togliere quei segnalini lì perché mi danno fastidio. Che dice? Ah, rallenta qua, però cioè, la macchina è lenta. Cioè non è dinamico, eh. Cioè mi dice di rallentare lì perché è il punto dove io dovrei rallentare. Però in teoria la macchina è una schifezza. Dimmi la curva più o meno. È scesa di coppia. Ce la fa più. È morta. Ci vorrebbe qua il cambio manuale. Mi sa proprio di sì. Il cambio manuale è meglio. Ah, questa è lunga. Vai. Questa di aprire la manetta. Quanto ho vinto? 1.23. Vabbè, siamo arrivati secondo, eh? Vabbè, continua. Ok, continua. Sì, va bene. Madonna mia, questa cosa qua potrebbero togliere. Non si può skippare sta cosa. No, non si può skippare. Però all'inizio era arrivato primo. Benvenuto a Regno Unito. Cuore di pannocchia. Ok, focus on the lights. Let's try and make up some ground off the line. Keep it clean. Bella la targa, però. Vai, al massimo. Vai. C'è anche un po' di... Quella... Ma loro sono più veloci di me. Metti scia. Ci sono gli aerei in alto a destra. Bella madonna. Mi hanno lasciato praticamente. Non me la ricordo sta pista. Ho visto in qualche altro gioco. Beh, abbiamo recuperato. Abbiamo un'accelerazione di cacca, eh? Abbiamo sbagliato macchina. Ma noi siamo temerari e vinceremo. Permesso, grazie. Adesso ci frenano loro. Guarda quanto... È una cosa che non mi è mai piaciuta nei giochi di macchine. Passo pulito mica tanto. Ma è fuori di strada. Va come mi sportellano. Ma cerca, la I cerca di buttarmi fuori. Aspetta. Certo, dovrei mettere il danno della macchina. Sarebbe più figo. Vediamo se riusciamo a buttarmi fuori. No. È difficile prendere l'angolino dietro della macchina. Curva padroneggiata. No, peccato, stavamo andando bene, ce l'avamo quasi fatta. Tu non dove passi che sei tutto... Dovresti andare più lento, sei sull'erba, ciccio. Dai. Ma vai, mi hai fatto sorpassare, ma che gioco brutto. Doveva andare molto molto più lento. Era sull'erba. Vabbè, recuperiamo. Messo è di quello di prima, no? Siamo in scia, eh? Lo sto spingendo praticamente. Ci ho lasciato la macchina lì. Eh sì.
ci ho lasciato un pezzo di macchina. Questa è uguale alla mia. Curve perfette. Quelle eri che laggano mentre passano. Peccato. Bella questa mappa però. Ma io la musica l'ho tolta perché sento ancora la musica in gara. Ma dov'è la curva? Ma era una curva di quelle strane. Brutto il tracciato messo nell'angolo a sinistra, che avrei preferito in modo diverso. Può spostare l'HUD, no? Perché ha fatto sta girata così immane? Se ho appena toccato la curva. Vabbè. Che punteggio siamo? Che posizione? 15. Ho scoppiettato. Ma questo cos'è? Boh. Ma no! Stavo provando le camere. Riavvia, rifacciamola. Mi piace. Sì, perfetto. Dai, cara. Facciamo la visuale da pilota. Dovrebbe essere questa. Ok, vediamo un attimo. 15 di... Sentiamo tutto ovattato perché abbiamo il casco in teoria. Accendi le luci però. Accendi le luci. Ah, quelle sono le luci. Ah, bene, ma io in strada non vedo niente. Ah, sì, così mi viene un po' difficile. Però lo specchietto retrovisore funziona. I laterali? Sì. Vabbè, mettiamoci in scia e giochiamo seriamente, va? Ma mi spingono da dietro? Vediamo un po' l'abitacolo. Ma dai, c'è la radio, ma che è? Bandone. Ok, allora è a sinistra leggera, quindi sinistra di quinta. Non so perché è successo un casino, però va bene. Penso che mi abbia sbattuto quello lì. È lento, possiamo recuperarlo. Questa era S, non l'avevo mica capita. Signora, buongiorno. Gli ho rotto lo steccato alla signora, poraccia. Qua mi dici di rallentare, ma è inutile. Non so perché ho girato. Cioè, lo stesso, cioè, l'avete visto? Ma cioè, è andata via la macchina, non so perché. Sarà la visuale, boh. Vedi? Va. Vabbè che sono sotto curva, quindi c'ha anche un po' di ragione. Metti la nitro. Il tuo, in scia. Cos'è in scia? Vabbè. Ma in scia c'ero prima, non prendo velocità. Vabbè, qua c'è la cunetta, ho capito. Vabbè, ormai è diventato... Ok, riproviamo di nuovo. Per l'ultima volta. Vai, visuale tutta, dai. Grazie.
Cioè, invece del punteggio lì devono mettere la pista. La l'XP. Mettevano la pista, era meglio. Padroneggiata, dai. Tempo che ci si prende la mano, poi, cioè. Ah, sono stati scia, eh. C'ho la macchina a cacca. Non so perché se ne va a destra la mia macchina. Beh, giusto, un po' di cordolo. Vai, 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 la discesa, dai, 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 dai. Riesco a riprenderli, ci sono lì davanti a me e sono undicesimo. Non lo sapevo. Ah, anche portando indietro mi guarda dietro. Ok, non solo cliccando, perfetto. Cambio rumore. Vabbè, lo dice lui. Telecamera. Autovelox. Ah no, questa è la curva S maledetta che mi sembra sempre una curva. Invece no, è una curva S. Mi piace il fattore che puoi cambiare la targa. Ci metti la tua tag, il tuo nickname, sei a posto. Questa rallentiamo perché... questa va sotto curva, poi si allarga, perfetto. Siamo in anticipo. Ci vorrebbe un po' più di velocità. Curva S la facciamo dritta. Ci dice di frenare, non so perché. No, 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 no. Maledetto. Vabbè, abbiamo rallentato per questo, dai. Guardare in basso a sinistra per sapere qual è la prossima curva, che brutto. Frenato troppo. C'ho la luce negli occhi. Sesta. Ma dai, non è male, siamo arrivati ultimi. Bene signori, io direi che per oggi è tutto. Spero che vi siate divertiti, spero che abbiate capito un po' di più su questo gioco. Naturalmente è una preview, come ogni preview io non rilascio mai un giudizio finale. Spetta a voi giudicare i videogiochi. Perché? Perché il giudizio è prettamente personale, molte volte, altre volte un po' meno. Potete supportare il canale se volete, sentitevi liberi, lasciate un like, un commento o iscrivetevi se vi piace. E vi ricordo, come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.